Il Parco della Chiusa Casalecchio di Reno è uno dei principali polmoni verdi dell'area metropolitana di Bologna, molto amato e frequentato da chi è alla ricerca della natura pur restando in città. Nella sua storia il parco, conosciuto anche come Talon, si è contraddistinto per il suo essere in continua evoluzione. Nato come parco agricolo nel Cinquecento, si trasforma anche in parco storico nel Settecento. Diventa parco pubblico col nuovo nome di Parco della Chiusa nel 1975. È promosso ad area naturale protetta nel nuovo millennio. Ancora oggi conserva tutte queste caratteristiche e si conferma come luogo ricco di biodiversità. Il lungo periodo di sospensione a cui è stato sottoposto a causa del lockdown gli ha offerto un ampio respiro e gli ha regalato il tempo per tornare più selvaggio e libero di esprimersi nelle forme che la natura gli ha concesso. Alla fine di una fase così particolare, proprio il cuore del parco è stato scelto per concludere l'anno scolastico, accogliendo i bambini messi a sedere sui tronchi tagliati alla loro misura, sotto il grande cedro. Una festa per ritrovarsi di nuovo insieme. Quel luogo è ora a disposizione per nuove modalità di incontro all'aperto. Da sempre scenario ideale per ogni tipo di sport, il parco ha visto crescere ancora il numero delle discipline e il modo in cui vengono praticate. Il parco si conferma anche luogo elettivo per l'educazione ambientale, che parte dai più piccoli, con l'asino nel bosco, i campi estivi e il doposcuola outdoor, ma anche rivolta a tutti, con i corsi e le tante attività all'aria aperta proposte dalle associazioni e dalle realtà che lo animano. Parco della Chiusa, un mondo di trasformazioni, mutazioni, opportunità.